mi hanno portato a vedere il cinema vero, no? Che voi che state facendo? Voi che andate a vedere il cinema vero, loro mi hanno portato a vedere Ermanno Olmi. Ermanno Olmi, che è un regista, un grande regista del cinema italiano. E boh, fallo a vedere Ermanno e mandagli sotto la macchina, perché ti può salvare. Invece con Ermanno Olmi è la morte sicura. Siamo andati a vedere uno dei suoi ultimi film, 100 chiodi. Ho portato pure mio padre, si è fatto l'antitetanico. Mi disse, vorrei che andò a paciente di uomo, non acciappammo un arrugginito. Mi hanno portato dappertutto, mi hanno portato a vedere il teatro vero. No, e struzzate che già ti prendo. La prosa. Io non so voi dove andate. Voi che siete napoletani veri, che teatro andate a vedere? Andate a vedere il Festival del Teatro che partirà tra poco. Il Festival del Teatro che si poteva fare... Si fa a Napoli, ma si poteva fare a Recanati, perché è a Recanati! È questa la cultura! Festival, i festival, teatro! Andate al Mercadante, che ci fa la prosa! La prosa! Se andate, se va uno di voi al Mercadante, e deve, tu, per esempio, tu che sei prima fila là, per il Mercadante, non ci ha fatto sì, perché ho traso due trasaguallere. Siamo andati io con tutta la comitiva degli intellettuali, siamo andati a vedere un'opera di Beckett, finale di partita. E ti avevo finale. Ci vuole pure una bottella in camano, e schiattiamo proprio un colpo. A sì Beckett! Finale di partita che la sera hanno fatto i supplementari. E stiamo assettati con tutti gli intellettuali in seconda, perché la rete non breve niente, perché... Che gli intellettuali sono così... Intellettuali sono tu culeo. Intellettuali due birre solo perché... È molto particolare. E quando sono con loro mi tu culeo pure io, paura che se ne accorgono pure io. A volte scendere a casa già come tu culeo. Loro andarono, si misero in seconda fila, che la rete non breve niente. I fischi, riceve arbitro, finale di partita, fischia, cornuto, fischia! Mi hanno portato al Teatro San Carlo di Napoli a vedere una grande prima. Una grande prima. Mi hanno portato a vedere un'opera di Korsakov, Il volo del calabrone. 3:40 con su cazzo e calabrone in derreccio! Ospite alla prima il Presidente della Repubblica Napolitano. Presidente, 3:40, 1,84 anni. Ci mettono, ci stanno vicino. Il Presidente già fanno con il Presidente della Repubblica, sta stringendo i rini. Presidente, c'è il rino lasco! A un certo punto dicevo, qui rinale. La gente non capiva! Il volo del calabrone! Il volo del che gli intellettuali si scansavano perché c'era una cosa! Io l'avevo proprio un coppo capuccione! Bubù! Dirigeva il maestro Mutica, pure era indispettita, c'era l'anime di mamma! E mi sono sentito vicino maestro Mutica in buco, cioè, maestro Mutica si imbigliò scarpone e quando ci lo calabrone! Gli intellettuali sono così, e gente molto particolare, loro leggono, leggono tutti i quotidiani del mondo. Sono le 7 la mattina perché hanno letto tutti i giornali, e l'8 mancano un quarto già hanno fornito tutti i giornali. Ma che perché passa l'arbitro e l'8 mancano un quarto, che dice a che punto state? E 7 e mezzo si chiama che tutti gli intellettuali. La pagina della cultura, io non so chi la legge. La pagina della cultura, se fate caso, l'hanno messa prima la pagina dello sport. Perché sennò si si cazzo che va in la pagina della cultura. Mi metterà a barriere per mi fare così. La pagina della cultura non sono che così. I frutti di volo non cartano la frutta. Negli ultimi tempi non cartano manco più la frutta, perché si ammusciava pure la frutta. Questo.